Ottava giornata del campionato di seconda categoria, giovedì si affrontano Canzano padrone di casa ed Ancarano, due squadre che stazionano nella media classifica. Gli ospiti dell'Ancarano un punto in più dei locali che vanno particolarmente bene tra le mura amiche, tre vittorie fin qui. Da notare la bellissima iniziativa del Canzano che rinuncia a uno sponsor sulla maglia per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue. Nemmeno il tempo di adattarsi al forte vento e comincia la grande Lancarano. Luca Monsignori sguscia sulla destra e viene steso da Pompili. Calcio di rigore che Gaspari tira al lato. L'arbitro però ravvisa una scorrettezza della difesa avversaria che è entrata dentro l'area e fa ribattere nella seconda opportunità. Gaspari non perdona. Migliora il tiro e porta in vantaggio Lancarano. Rivediamo la conclusione forte che non lascia scampo a Di Pietro. Prova subito a reagire il Canzano, prima con un calcio di punizione di Porrini non trattenuto da Di Pietro, poi con un tentativo aereo di David Di Donato. Chiedono gli estremi per il calcio di rigore i locali per un atterramento presunto su numero 9 Milano. Dall'altra parte insidioso Lancarano con questa punizione spizzata da Monsignori Simone, finisce di poco al lato. Finisce il tempo con un tentativo del numero 11 di casa Loris Di Donato. Inizia la ripresa ed è tutt'altro Canzano. Primi minuti, come aveva fatto Lancarano, ci potrebbero essere gli estremi per un calcio di rigore proprio sulla corsia di destra. Atterrato David Di Donato. L'arbitro però vede il fallo appena fuori area, forse ha ragione. La seguente punizione si supera il portiere Lancarano Narcisi. Dopo un tentativo dalla distanza di Gaspari e David Di Donato che prima impegna di sinistro Narcisi, poi viene fermato un tentativo del Canzano che prova varie soluzioni. Attorno alla mezz'ora ci prova Porrini che in questo caso non impensierisce più di tanto Narcisi. Ottimo lavoro di David Di Donato, si gira, ma il suo tiro finisce sulla base interna del palo, poi torna in campo. Base alta della traversa anche per Milano, non ne va bene uno al Canzano. Ancora ottimo lavoro di Milano, mette in mezzo, si salva la difesa dell'Ancarano. Milano scatenato oggi, ma non trova la via del gol. Siamo negli ultimi minuti della gara e a trovare il pertugio. Ci riesce il numero 11, Loris Di Donato. Si gira in un fazzoletto e il suo destro non lascia scampo a Narcisi. Meritatissimo il pareggio dei locali. La sconfitta sarebbe stata una beffa. Beffa che potrebbe arrivare per Lancarano se David Di Donato centrasse il bersaglio grosso. Il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Punteggio 1-1, bella partita, ma ai punti sicuramente meglio il Canzano. Ringraziamo Luigi Narcisi, allenatore del Canzano, giovanissimo allenatore, uno dei più giovani che abbiamo incontrato in questi anni nei campi della provincia. Luigi Narcisi, allenatore del Canzano, la squadra che di casa oggi ha affrontato un solido Ancarano, è venuto fuori mister un 1-1, non so come va visto lei la gara, come la valuta. Ma credo che insomma, i valori nel campo si siano visti, penso che se c'era una squadra che poteva fare qualcosa di più eravamo noi. Purtroppo è un campionato dove gli episodi sono decisivi, oggi si sono andati quasi tutti contro. Io non parlo mai, neanche quei ragazzi, non gli dico mai di prendere la scusa dell'arbitraggio perché sono sempre il primo che dice che l'arbitro è di seconda categoria così come noi. Certo che oggi qualche recriminazione c'è, però l'importante è che la squadra risponde bene, siamo tutti ragazzi, oggi il più grande era, escluso il capitano, il più grande era dell'89, quindi siamo tutti ragazzi, piano piano ci stiamo conoscendo e
stiamo facendo un buon campionato, speriamo di continuare, perché comunque sia il campionato è duro. Abbiamo visto oggi anche le partite dove magari esprimi gioco, non riesci a portarle a casa, è un punto, diciamo, che ci va abbastanza stretto oggi, però va bene così. Sì, ho analizzato le vostre statistiche in casa fino ad oggi, tutte vittorie. Forse dove dovete migliorare è fuori dalle vostre mura amiche. Sì, ne ho parlato con i ragazzi, a mio avviso è un problema attribuibile alla giovane età, perché comunque tutti i ragazzi fuori casa incontri degli ambienti un po' più ostici e magari la personalità viene meno, non riusciamo a rendere come magari rendiamo in casa, che abbiamo fatto 3 vittorie, con questo è un pareggio, ma sempre facendo noi la partita. Fuori casa abbiamo problemi, ma sono convinto che se continuiamo a lavorare così, con questo atteggiamento qui, le possibilità di fare punti anche fuori ci saranno, perché la squadra risponde bene, quello è attualmente l'importante, siamo all'inizio, è una squadra che ha grandi margini di miglioramento e può solamente migliorare per me. Sì, l'obiettivo è non solo la salvezza, quindi fare più punti possibile e vedere la primavera dove... Noi siamo partiti dopo la stagione l'anno scorso del Canzano, dove insomma chiuso a 0 punti, abbiamo preso dei ragazzi di categoria, è rimasta comunque l'ossatura dell'anno scorso, questo ci tenevo a dirlo, ragazzi che vanno ammirati, che l'anno scorso hanno onorato un campionato e nonostante ciò quest'anno sono ancora con noi e abbiamo visto che sono anche ragazzi di qualità. Quindi l'obiettivo è naturalmente la salvezza, vista anche l'età. Poi è un campionato duro, è un campionato con la classifica è cortissima, quindi non è difficile porsi un obiettivo. Diciamo che per il momento guardiamo l'ultimo posto, guardiamo la posizione per non fare i play-out, poi se ci troveremo più su ben venga, però rimaniamo, lo dico sempre ai miei, con i piedi per terra, perché c'è tanto da lavorare, il campionato è duro. Grazie, mi siete tanti complimenti per la gara che avete fatto oggi e per il cammino che avete fin qui svolto. Grazie mille, alla prossima. Siamo con il segretario tuttofare del Lancarano Calcio, Roberto Romandini, che ringraziamo di essere arrivato ai nostri microfoni. Segretario, oggi è venuto fuori un pareggio esterno, un campo che tutti quanti dovranno venire a vedere quanto è difficile giocare qui. Certamente, però la squadra nostra è una squadra fatta di giocatori i quali devono puntare e possono puntare a una classifica molto molto più alta. Oggi invece in mezzo al campo ho visto gente senza cuore, senza grinta, senza determinazione e a calcio, come tutti gli sport, senza queste condizioni non si va da nessuna parte, anche se sono fuori classe o si chiamano giocatori di Serie A o di Serie B. Sì, oggi la partita per voi si era messa bene con quel calcio di rigore che vi aveva fatto andare in vantaggio, poi bene o male l'avete contenuta la forza degli avversari, è arrivato il pareggio proprio nei minuti finali. Sì, solo contenuta, ma non si sta in campo così, non abbiamo fatto un'azione d'attacco, qualche tiro sterile in porta, centrocampo inesistente, attacco devo dire pure inesistente oggi, sempre per quella condizione che l'ho detto, c'è meno, non c'è grinta, non c'è voglia, non c'è determinazione. Oggi se non era per il nostro portiere e alcuni giocatori della difesa, la partita probabilmente finiva con un risultato tennistico a favore del Canzano, che correvano tutti. Analisi molto critica del segretario Romandini, che a questo punto comunque lei critica perché è ambizioso, dove lo vuole vedere questo Ancara in classifica? Ovviamente noi abbiamo preso giocatori che possono giocare tranquillamente in categoria superiore e sono più di uno. Le aspettative di questi, forse o per una condizione psicologica o atletica, ancora oggi non si vede. Stiamo andando avanti con una condizione fisica approssimativa, mentale approssimativa. Se questi giocatori su cui noi contiamo non si sbloccano da questo punto di vista mentale, secondo me mentale, noi saremo una squadra che lotteremo per la retrocessione, mentre tranquillamente possiamo andare a fare i playoff per i giocatori che abbiamo, come dicevo. Grazie e in bocca al lupo. Credo. Con David Di Donato, ala attaccante, non lo so, ala del Canzano. David, oggi hai riagguantato tu la partita, tu insieme a tutta la tua squadra, che comunque avete profuso uno sforzo non indifferente nel secondo tempo, è venuto fuori un pareggio che vi sta un po' strettino, viste le tante occasioni che avete avuto oggi contro l'Ancara. Non so come hai visto tu la partita. Sì, oggi fondamentalmente la potevamo vincere la partita, perché è stato il
rigore è andato a loro che ci stava, però noi non molliamo, siamo un bel gruppo e andiamo avanti. Sì, in casa avete finora fatto un rullino di marcia formidabile, tutte vittorie, anche oggi meritavate probabilmente la vittoria. Non so se è il fattore campo oppure è il vostro modo di giocare, le caratteristiche che si adattano bene a questo terreno di gioco. Sì, in campo noi facciamo il nostro meglio in campo, anche in casa, fuori casa becchiamo un po' di risultati e la prossima cercheremo di fare meglio. Siete una squadra giovanissima, oggi il più anziano, tra virgolette, era del 1989. Che obiettivi si pone questo Canzano? Ma guarda, noi cerchiamo di andare partita dopo partita avanti, testa alta, siamo un bel gruppo, tutti giovani e non guardiamo avanti, guardiamo sempre avanti. Grazie David, per noi sei stato l'uomo partita oggi. Grazie a voi.